Allora, grazie Presidente. Volevo semplicemente precisare il motivo del voto contrario del Movimento 5 Stelle a questo ordine del giorno. È noto a tutti che il tema dei mercati generali è un tema importante, delicato per l'urbanistica di questa città, su cui si è sviluppato nel corso degli anni una discussione molto accesa sul territorio. E ne siamo tutti coscienti, per cui l'amministrazione sta lavorando, come sapete tutti, e in particolar modo l'assessorato, a portare a conclusione questo procedimento, questa procedura, che è tra l'altro quello che viene chiesto all'interno dell'ordine del giorno. Quindi è un ordine del giorno che chiede un qualcosa che già voi nei vostri interventi avete detto che è necessario fare. State richiamando probabilmente l'amministrazione a portare avanti un procedimento per concluderlo nella legalità, e questo a noi è chiaro, e in questo l'assessore Montuori è impegnato, per cui riteniamo di votare no, non perché non vogliamo portare a conclusione, semplicemente perché ci stiamo lavorando e arriveremo a conclusione in tempi brevi, come diceva anche la consigliera Montella prima di me, cercando il più possibile di portare delle migliorie in un progetto che va avanti da tempo, che ha visto comunque attuare due varianti che hanno portato ad un notevole cambiamento del progetto iniziale. L'impegno è quindi di concludere al più presto questa procedura, come dicevo prima, nell'interesse dei cittadini. Quello che viene anche chiesto, cioè di aumentare le risorse per Roma Capitale, ci sembra poi una richiesta, se posso dire, ancor più irricevibile, perché noi abbiamo scoperto che su ex mercati generali negli anni precedenti il Comune di Roma non ha neanche riscosso il canone di affitto, perché noi ci siamo trovati in una situazione in cui l'amministrazione non ha neanche negli anni precedenti riscosso quanto doveva. Quindi noi abbiamo perfettamente chiara la situazione. Quello che ci venite a chiedere con quest'ordine del giorno, in particolar modo il Partito Democratico, è qualcosa, diciamo, su cui stiamo lavorando, per cui riteniamo di votare no. Ovviamente, per quanto riguarda l'intervento del consigliere De Priamo, voglio tranquillizzarlo, perché comunque sicuramente, anche come d'accordo con l'assessore Montuori, avverrà un passaggio in commissione urbanistica. Grazie.